insieme a voi mi preparo con voi. Sarà molto breve perché ci sono, cioè, sarà molto breve perché il trucco è semplice. Ah, scusate, lo male che sentite fuori, ma oggi ha diluviato, c'è cioè un tempaccio, e quindi tengo la finestra aperta per un po' per far aleggiare la camera, insomma, scusate se sentite rumore. Stavo dicendo, oggi vi farò vedere, farò con voi, mi preparo con voi, ma sarà molto breve perché il trucco che devo fare è veloce, però giusto per dirvi due cosine che riguardano quello che andrò a fare poi successivamente sul canale. E lo so che è un po' che non registro, però mi dispiace, ma in questi giorni non mi sono sentita di registrare perché avevo delle cose da fare, quindi appunto non ho avuto tempo, poi un po' il caldo, quindi non mi sentivo di registrare perché faceva troppo caldo, e quindi oggi che c'è un po' frescolino registro questo video. Allora, come primo step vado a mettere questo correttore della Frammenti, vado a usarlo come primer. E poi come al solito vado sempre a stenderlo con il dito. Insomma, una cosa che vi volevo dire è che appunto voglio far partire una nuova rubrica che ho appena pensato per voi, anche per portare qualcosa di nuovo sul canale, visto che è un po' che non porto, a parte gli esperimenti, è un po' che non porto degli aggiornamenti sul canale. Secondo passaggio che vado a fare è prendere questa palette sempre della Magnolia e questo verde chiaro lo vado a mettere su tutta la palpebra e vado a fissare innanzitutto il correttore e poi a fare una sorta di base per il trucco, perché oggi mi truccherò di verde. Appunto, dicevo, vogliamo portare dei contenuti nuovi sul canale. Ho trovato il pennello, non trovavo più il pennello, comunque l'ho trovato. Volevo portare questi, appunto, questi nuovi contenuti, e per farlo ho deciso di iniziare da questa rubrica che si chiamerà La posta di Marika Maricuccia, che consisterà in questo, si svolgerà così praticamente. Voi quando avete domande basta che me le ponete sotto al video della rubrica, che poi io la volta dopo, cioè quando ci sarà una seconda puntata, perché ormai questa rubrica ho deciso di farla a puntate, e quando ci sarà la puntata successiva appunto risponderò alle vostre domande, barra richieste, e adesso poi vedrò come strutturare questa rubrica. Diciamo che la base di questa rubrica appunto è che voi mi fate le domande e io rispondo. Ecco. Questa è la base di questa rubrica. Scusate, è sempre fuori i rumori che sentite. Quindi adesso passo sull'altro occhio e vado avanti. Allora, dicevo, questa rubrica appunto, la base di questa rubrica appunto sono le vostre domande, le vostre richieste.
Così cerco di raggrupparle tutte in un video e vi risponderò mano a mano a tutti. Rispondo anche quando fate commenti, però mi piaceva, diciamo, che siano domande sul trucco, siano domande, siano richieste. Mi è sempre piaciuto vedere questi tipi di video dove rispondono alle domande, così poi anche non solo alla persona che mi ha fatto la domanda, ma magari anche qualcun altro ha questa curiosità, così rispondo a più gente possibile che ha la stessa domanda, senza che poi me la rifanno nei commenti. Questo è un altro modo per interagire con voi, appunto. Scusate, ma oggi mi dà fastidio. Mi dà fastidio un po', mi prude un po' il naso, scusate. E quindi me lo continuo a toccare. Mi piaceva l'idea che, anche se uno faceva la domanda, partecipi più persone alla risposta, nel senso che io do una risposta così poi tutti la possono ascoltare, senza ogni volta che mi fate le stesse domande. Non sto dicendo che voi siete ripetitivi, ma magari c'è quella volta che la domanda viene ripetuta più volte e io devo sempre dare la stessa risposta. Così invece, in questo modo, rispondo una volta e così la potete andare a rivedere quante volte volete, e così anche per rendervi un po' più partecipi al mio canale, insomma. Dicevo, in questa rubrica ci saranno anche i saluti, cioè nel senso i saluti. Se voi, tipo, ad esempio, mi chiedete di salutarvi nel video successivo, io vi saluto in questa posta, diciamo, in questo video chiamato la posta di Marica Maricuzza. Quindi raggruppo un po' tutto nello stesso video, a me così tutto su un foglio, e quando faccio il video della posta di Marica Maricuzza posso sia rispondere alle domande che salutare le persone che me l'hanno chiesto, perché spesso e volte mi dimentico. Tipo, se una persona vuole che la saluto nel prossimo video, magari io mi dimentico e poi mi spiace, insomma. E così pensavo di metterlo, di fare tutto in questo video e chiamarlo appunto la posta di Manica Maricuzza. Adesso faccio, tanto sto in casa e faccio questo trucco molto semplice, anche perché ho dimenticato l'altro pennello, quindi lo farò solo con il ripiano. E poi successivamente andrò a mettere questa matita della Bottega di Lunga Vita sull'occhio. Allora, cosa ne pensate di questo video? A me piace tantissimo l'idea. E voi cosa ne pensate? Se pensate che vi possa piacere, magari iniziate a farmi le domande. Così magari comincio già ad abbozzare la prima puntata della posta, e quindi poi mostrarvela. Adesso passiamo alle labbra. Sulle labbra ho deciso di mettere questo rossetto che fa parte della collezione di Maybelline, cioè è di Maybelline ma in collaborazione con Kate Moss, ed è questo che è nel progetto smaltimento, e vado a metterlo sulle labbra. Vedete? Ha finito il trucco. Questo è il risultato che vi volevo mostrare. Allora, questo è il trucco che vi volevo mostrare. Non è esattamente come quello che avevo già fatto, ma è simile, manca solo un colore
solo che non ho potuto metterlo perché avevo dimenticato il pennello di là e quindi l'ho facilitato ancora di più. Allora, io spero che questa novità del canale vi piaccia e spero che mi aiuterete a far crescere anche quella tipologia di video. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Non dimenticatevi che se vi è piaciuto il video mettete mi Mentre piace. se lo volete condividere potete condividerlo con vostri parenti, amici e conoscenti. Io vi Amici. saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!